Ciao, buongiorno, questo è il bar Carra, grazie per esserci venuti a trovare. I fogliettini che usiamo per incartare il caffè e le altre cose dicono dal 1929, ma in realtà siamo qui da qualche anno prima. Il locale nasce inizialmente come vendita di pasta sciolta, sigarette sciolte e altri prodotti di questo genere qua. Poi nel corso degli anni viene rilevato da mio padre e da mio zio, che sono qui in cassa e che lavorano tutto il giorno insieme a noi, e insomma si trasforma piano piano e prende le sembianze di un locale normale, appunto di un bar. Loro lo gestiscono ormai da più di 42 anni. Abbiamo anche la vendita del caffè. Questo è il nostro caffè che vendiamo. Qua lo vedete in tre colori perché questo qua è cotto, mentre questo qua è crudo prima che venga trattato e torrefatto. Questa qua è la torrefazione, la parte sicuramente più anziana, diciamo, del locale, che c'è qui da anni, e intorno nella zona, che è il Quadraro, siamo tra i pochi ad averla, forse gli unici, credo. Siamo in questa zona, che il Quadraro è considerata una delle zone più vecchie di Roma. È chiamata così perché si dice che prima sia i padroni mandavano appunto i loro lavoranti qui a far fare cornici per i quadri da un vecchio quadrarolo, è chiamato qui, che c'era da anni e che poi ha dato il nome a tutto quanto il quartiere. Questo, come abbiamo detto prima, è il nostro magazzino e anche la torrefazione dove viene prodotto il caffè. Questi sono i sacchi del caffè che arrivano direttamente dal Brasile e che una volta arrivati, il caffè crudo, come abbiamo visto prima, vengono poi messi in questa macchina che tramite aria compressa li passa nel forno che poi cuoce il caffè. Dopo essere stati per qualche ora a cuocere nel forno a temperature molto alte e con la fiamma che infuoca tutta questa parte qua del macchinario, il caffè viene controllato con questa manopola se la sua cottura è terminata e dopo viene rovesciato in questa maniera qua e fatto scendere in quest'altro contenitore che gira già prima che il caffè venga messo qui da qualche minuto e viene fatto raffreddare. Una volta fatta questa operazione si aprono questi bocchettoni, che sono collegati di nuovo a dei sacchi come quelli che abbiamo visto prima, e il caffè viene rimesso cotto e ultimato quindi nella cottura di nuovo nei sacchi, che poi vengono a loro volta spostati e rimessi in questi altri macchinari che vediamo qua marroni, e il caffè viene diviso per tipologia, per miscela, a secondo dei gusti delle persone ed è pronto per la vendita. Buongiorno, sono Abdallah Hassan, ho un'attività di un ristorante pizzeria al Quadraro, sto qua da 4 anni e mezzo all'incirca, sono venuto qua da 11 anni, sono integrato bene e mi trovo bene in questo quartiere e frequento questa attività da anni e anni, poi ho deciso di averla proprio personalmente e qua ho vari tipi o settori per la cucina italiana, sia classica, sia la pizza forno a legna, c'ho pure il bar, mi trovo bene in questo quartiere, non c'ho problemi con nessuno e vado avanti così. Allora, qua siamo nella parte della pizzeria che si fa sempre forno a legna, è piaciuta a tutti. Facciamo le pizze espresse sia a portare via sia a servizio a tavolo e le piacciono in questo quartiere abbastanza questa pizza e ci trovano bene qua. E lì abbiamo il ristorante e la sala e pure abbiamo un'altra sala interna, poi abbiamo il bar senza altro servizio sia al tavolo fuori e servizio sia per il ristorante. Mi chiamo Stefano Maresci ed esercito nel quartiere da una ditta che ho ereditato da mio padre e già è centenaria perché lui l'aveva ereditato da mio nonno. Quindi esercito nel quartiere da oltre 70 anni.
E il quartiere negli ultimi tempi è andato in decadimento per, diciamo, proprio come cultura, come diciamo cultura di quartiere, che c'era una vita più, più diciamo paesana prima, mentre invece adesso c'è una vita più da dormitorio, diciamo da quartiere dormitorio. Noi siamo specializzati sui ricambi elettrodomestici ed è una tradizione che ormai da 40 anni, quindi siamo specializzati sui ricambi diciamo antichi, di antica produzione. E, abbiamo 58.000 articoli in magazzino e siamo specializzati sulla ricerca del particolare, diciamo particolare da trovare di ricambio. Buongiorno e buona mattinata, voglio iniziare così. Sono il parrucchiere di Via dei Quintili, numero 6, mi chiamo Sacchi Enzo e stiamo qui dal 1952, quindi un parrucchiere di generazionale, diciamo. C'era prima mio padre, poi mio fratello, poi mia sorella, poi io, e quindi siamo a questo punto nel 2010, quindi dal 52, fatevi il conto di quanti anni sono che stiamo sul mercato qui sul territorio. Il quartiere rispetto al 52 è cambiato completamente. Parlo del cambiamento commerciale, artigianale, economico e anche sociale, perché è stata una trasformazione un po' generale, no? Mi ricordo che da ragazzino qui al Quadraro c'erano tutte le serrande che poi voi vedrete, perché forse le riprenderete tutte su tutte le strade. Tutte le serrande che ci sono qui al Quadraro avevano un'attività familiare, ma comunque c'era un'attività, no? E che conducevano poi i figli e così via. Qui c'era il tappezziere, c'era l'orefice, c'era il calzolaio, c'era la trattoria, c'era qualsiasi, il cinema. C'era la posta come servizio, no? Eccetera. La caserma dei carabinieri, c'era tutto, era un quartiere veramente autosufficiente in tutto, no? Qui c'era di tutto. E la popolazione era una medio borghesia e lavoratori, no? Lavoratori e media borghesia, perché c'erano proprietari delle case, c'era chi stava in affitto, però era una società produttiva che si dava da fare, si impegnava, no? Poi piano piano, quando ci fu lo sviluppo della via Tuscolana, questo quartiere, da una nicchia così autonoma, protetta e economicamente valida, piano piano gli indigeni del quartiere, chi aveva costruito le case nel 26, io sto parlando che questo quartiere più o meno è nato dal 20 al 30, no? E quindi tutti quei vecchi proprietari che avevano costruito, con tutti i palazzi della Tuscolana, con l'ascensore, con i riscaldamenti, eccetera, piano piano si sono trasferiti tutti nella nuova zona. È evidente che chi rientrava a sostituire questa categoria sociale, che economicamente era autosufficiente, è venuta quella che stava in affitto e quindi con un'economia un po' più bassa, no? Un livello più basso. E anche i negozianti uguale, la trasformazione della Tuscolana li rendeva, io vado lì perché ci sono i palazzi di 10 piani, e ha cominciato l'esodo anche commerciale. E quindi queste attività piano piano si sono spostate sulla Tuscolana, specialmente quelle commerciali, quelle artigianali no, sono rimaste nel territorio. E poi la signora può anche confermare questa storia, perché la signora, io abitavo a Via dei Ciceri e la signora abitava a Via dei Ciceri, vicino a casa nostra. Eravamo sì, signora. Eravamo dei vicini quasi parentali, perché una volta quando stavamo vicini di casa ci si comportava come se fossimo tutti parenti, no? Quindi, e anche la signora può confermare che una grossa esperienza che c'ha lei, sicuramente, no? Lei si ricorda com'era il Quadraro, che c'erano 10 trattorie
e c'erano tutti i negozi, tutte le attività. Ma sì, sì, tutto. E beh, quel discorso che facevamo prima, che tutti quanti se ne sono andati via, e il quartiere piano piano adesso nei tempi moderni si è multietnicizzato, no? Perché andando via tutti quanti sono venuti i filippini, i coreani, gli indiani, i marocchini, e questo comunque non ci dovrebbe dare un senso di prostrazione negativo, perché possono portare anche delle culture che in effetti, no, ci arricchiscono. E quindi oggi, che dire di oggi? Oggi questa trasformazione a noi, se lei prende una, le serrande qua da fuori, le vede, è il quartiere che sta morendo. Allora, d'accordo che dipende da noi, no? Residenti, a fare le attività per creare, per cercare di tirarlo su, ma ci aspettiamo anche qualcosa dalle istituzioni.